sera il momento del calcio e della Jesina, campionato che ahimè sta volgendo al termine, l'ho detto anche in altre settimane precedenti, ci stiamo talmente divertendo che vorremmo prolungarla, ma poi si sa qui il clima delle Marche da giugno in poi non si respira più, per cui penso che sarebbe un problema. Allora, Sergio Cruz Pereira l'avete riconosciuto, senz'altro, una carriera lunghissima, noi abbiamo stampato il curriculum anche per un attimino parlare con lui dei suoi precedenti, io vedo una sfilza enorme di squadre, di esperienze, C1, C2, Serie D, ma poi c'è una macchia, quell'eccellenza col piano Sallato, lo dico scherzando, però tu avrai capito, no, la rivalità che c'è con Ancona, cosa ricordi di quel periodo? Diciamo che è stato un periodo bello perché abbiamo fatto la finale del playoff, abbiamo perso, però alla fine mi sono divertito anche lì. Beh, è una piazza importante ancora, più di 100.000 abitanti, sì, insomma, sì. Forse meriterebbe un calcio, no? Un po' più... Sicuramente più sta stretta, anche il prossimo all'Eccellenza, come sta stretta l'Ancona, però... hanno messo le basi per tornare in alto, poi ci sarà fra un po' di tempo, credo, anche il derby con Jesi, per cui sarà bello ritrovare ancora nel calcio. Parliamo ancora della tua carriera prima di parlare di questo campionato, visto che tu hai girato praticamente l'Italia in lungo e largo, no? Hai cominciato il percorso da Guidonia, ecco, come sei arrivato a giocare qui in Italia? Io sono arrivato alla Lazio, poi diciamo che ho fatto la primavera lì e mi ho girato in prestito a Guidonia, Rieti, ho visto tante piazze. Ma un'esperienza importante anche a Campobasso, no? Una squadra che ha incontrato anche da avversari, ecco, raccontaci un po' anche di quel periodo. A Campobasso diciamo che erano in C e quindi era il primo anno che la piazza era in C, c'era abbastanza gente, diciamo così, eravamo 7-8 mila le prime partite, quindi sentivi anche un po' di ansia perché ero ragazzino, quindi giocare davanti a 8.000 persone era, diciamo, difficile, però è andata bene anche lì, per fortuna. Uno stadio minimo da Serie B, Io l'ho visto, insomma, 20.000 posti, se non ricordo male, insomma. Però vabbè, nel calcio è anche questo, ci sono dei periodi in cui la stessa Ancona ce lo dimostra, purtroppo non si riesce a rimanere ad alti livelli. Parliamo invece della Jesina. Quando si è prospettato di venire a Jesi, cosa hai pensato? Jesi probabilmente te la ricordavi, no? Cosa ti ha spinto a venire qui? Vabbè, perché comunque avevo un bel ricordo delle Marche, mi ricordo di aver giocato a Jesi, era un bel pubblico. E quindi diciamo che anche se è stata una buona squadra, eravamo secondi in classifica, però diciamo che al nord non ci sono tanti tifosi, quindi è un po' fredde le partite. Quindi a me piace il calore, se vedi la mia carriera, cercare sempre di giocare in piazze calde, perché preferisco avere un po' di pressione che giocare troppo tranquillo. Ecco, è andata anche bene, ho visto, hai segnato diverse reti, un paio decisive, no? Parliamo sempre del girone di ritorno. Qual è stata la rete tra tutte che ti ha fatto più piacere? Col Pinetto, perché giocavo contro mio cugino e ci tenevo a fare bene. Come si chiama tuo cugino? Cruz. Ah, Cruz anche lui, porca miseria, mi era sfuggito questo particolare. E allora diciamo che comunque perdevamo 1-0, ci tenevo a fare gol perché non volevo perdere. E se non ricordo male, la prima partita all'esordio ci ha segnato, sì, vero? 1-0 con la San Giustese. Con la San Giustese, sì, ecco. Bravo, inizio, fine girone di andata, lì ricominciò forse, no, il bello di questo campionato, avete cominciato a fare risultato. E fu una rete che mi impressionò anche per l'astuzia, no? Perché c'era un difensore in anticipo, gli ha girato intorno, ha preso la palla e ha segnato, no? Ti ha dato una spalata, ha preso un po' il tempo. Ecco, qual è la dote principale che ti riconosci come attaccante? Io salto l'uomo, però a Jesi ancora non sono riuscito. Perché qualche partita fuori casa sì, Matelica, però è perché abbiamo un campo che... Lo so, lì purtroppo ancora devono sistemare un po', possiamo dirlo, e questo è uno dei problemi più grandi che vi hanno condizionato, magari anche gli avversari a volte, no? Perché a volte sentiamo della lamentele, ecco. Invece ti volevo chiedere questo, dunque domenica non hai giocato, cosa si respirava nello spogliatoio? Perché mi hanno detto che i giocatori di Forlì si sono un po' lamentati, ma non ho capito neanche per cosa, perché la Jesina ha giocato, ha fatto un'onesta partita, no? Perché loro magari pensavano che dovevamo regalare i punti, visto che
eravamo salvi, però non è giusto in confronti al Matelica che abbiamo fatto la guerra con chiunque anche se eravamo salvi, quindi nei confronti delle altre squadre non era giusto e quindi abbiamo fatto la nostra partita come faremo anche domenica. Ecco. Tu all'andata non c'eri, ma mi hanno detto che non sono stati tanto simpatici a fine partita, per cui quando qualcuno diceva domenica nel turno della ruota gira, in effetti la ruota è girata stavolta purtroppo a sfavore loro, perché anni fa ci hanno fatto retrocedere a tavolino, vabbè è una storia vecchia, adesso non te la sto a ripetere, ma gli sportivi di Iesi la conoscono bene. Domenica chiudiamo il campionato, cosa ti porterai di bello, no, di questo campionato? Al di là che non parliamo del prossimo anno, noi ci auguriamo che tu resti qui perché ovviamente meriteresti la conferma di quello che hai fatto vedere, però ecco, domenica chiudete il campionato, che ricordo ti porteresti comunque di questa esperienza Iesi? Vabbè, io è il primo anno che faccio 10 gol, quindi già un bel ricordo questo. Poi sono stato bene, al di là del campo, però, però sono stato bene con i compagni, con il mister, con la società, non ci ha fatto mancare niente. Quindi è quello importante, stare bene anche fuori dal campo, la cosa più importante. Però te lo chiedo, ti piacerebbe rimanere? Se ci saranno le condizioni giuste da rimanere, vedremo più avanti cosa farà la società. Sì. No, è anche fuori a presto. È una classica domanda così per prenderti un po' in giro, ma anche stuzzicarti un po', però è giusto che sia così. Ne abbiamo parlato anche le settimane scorse, anche con chi gestisce la società. Ovviamente nel calcio a volte diciamo ogni anno ci si deve riprogrammare, no? Perché il momento è difficile anche a livello economico, mondiale, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente nello sport c'è sempre, no, qualche sofferenza, ma un po' in tutte le società. Però hai detto una cosa bella, che la società ha mantenuto i propri impegni, questo già è qualcosa che non in tutte le piazze succede. Tu che sei pratico di questo campionato ricorderai, no, squadre anche di questo giorno che a metà campionato cominciano a non pagare gli stipendi, i giocatori vanno via, insomma, no? Forse è una cosa triste, no, questa. Purtroppo c'è crisi dappertutto, l'importante è cercare sempre di mantenere gli impegni che prende quei giocatori. Sì, anche perché voi giocatori vi allenate regolarmente, dico porca miseria, no? Alla fine. Ti volevo chiedere questo sempre, allora sei ancora molto giovane, 31 anni, hai diverso tempo ancora davanti per continuare la tua carriera. Un giorno che smetterai con il calcio, cosa pensi, cosa ti piacerebbe fare? Ma io mi metto sulla spiaggia a Rio, col cocco in mano, e stacco il telefono e no, io diciamo che mi programmerò in futuro, cioè, perché poi allenatori e queste cose, è difficile perché io sono brasiliano, alla fine tornerò a casa, poi là non conosco nessuno. Quindi... Però ecco, il classico baretto in riva al mare. Sulla spiaggia. Cioè, io lo farei, nel senso che no, perché però io penso che cioè, vivere con quel clima, penso, no? È quello che ci auguriamo tutti e penso che tu avrai tanta nostalgia, no, del tuo paese. Io faccio 10 mesi qua e 2 là, quindi meno male un po' vedo i miei genitori. Però fare il bagnino magari che ti piacerebbe. Basta che infatti devo guadagnare qualcosa qua per cercare di sistemarmi là. Comunque adesso pensiamo a gonfiare le reti, dai, che ancora ci abbiamo qualche altro anno. Molto bene Sergio, noi ti ringraziamo anche per la tua simpatia, anche per il modo un po' di sdrammatizzare, no? Perché si gioca a calcio, ci si allena tutta la settimana, poi ci sono questi momenti, anche queste interviste che noi facciamo in maniera rilassata, anche un attimino per smorzare un po' i toni, no? Perché il vostro mestiere è molto bello, ma non è facile perché a volte, come dicevamo con Ciampelli nel girone di andata, quando le cose andavano male, noi ci siamo sempre allenati con la massima serietà, abbiamo dato il massimo, ma i risultati non ci davano conforto. Quindi penso che anche questo non bisogna considerare. Purtroppo il calcio è bello, ma c'è anche la faccia brutta, perché se le cose vanno male, perdono tutti e poi c'è gente che io per fortuna ancora non ho famiglia, però c'è gente che comunque ha famiglia, bambini, devono mantenersi, poi se comunque non pagano, se retrocedi, perdi soldi qua e là, è un mondo molto difficile. È difficile certamente. E magari quando vanno in Brasile ti piacerebbe giocare?
Ma dipende, anche lì, anche lì è difficile. A me mi è capitato un anno, mi hanno chiesto in B, ma comunque è difficile perché c'è troppa concorrenza. Sono tanti ragazzi là, e poche squadre più che altro. Quindi è un po' così, vediamo. Va bene. Sergio, noi ti facciamo tanti auguri per la carriera futura, per domenica prossima. E andrete a, in casa di un avversario che comunque ci terrà a vincere, però chiudere bene questo girone di ritorno del campionato sarebbe una gran bella cosa, ma comunque la città, gli sportivi vi hanno comunque ringraziato perché avete giocato veramente la seconda parte del campionato molto molto bella. Grazie a tutti e a voi tutti, una buona sera.